Salve a tutti, quest'oggi mi trovo nella Cambogia della fine degli anni 70, durante il regime dei Khmer russi. La motivazione la dirò durante il video. Diciamo che l'argomento mi è stato un po' suggerito dalla lettura della Repubblica di oggi, che è il 31 agosto, che comunque è sempre abbastanza simile a quella degli altri giorni e di quello che sarà in futuro, cioè una serie di notizie negative, dall'economia, la chiusura del Carbon Sulcis, i problemi della disoccupazione in generale, Obama che non si sa se sarà rieletto, Napolitano che si difende ma non vuol farci sapere cosa c'era nelle intercettazioni. Adesso non vi voglio annoiare con tutti i titoli. Il titolo principale: disoccupati oltre 3 milioni, una famiglia su 3 in Italia ha un reddito decente, le altre no, e quelle che vanno avanti anche grazie al sommerso, al nero. Perché utilizzo questi titoli? Questi titoli li utilizzo perché voglio segnalare come siamo in una situazione di crisi più grave, secondo me, che in altri periodi. I problemi ci sono sempre stati, però ci sono dei picchi di crisi. Questo è un momento di questi picchi di crisi, perché secondo me le problematiche economiche e sociali in giro sono molto gravi, non solo in Italia, ma anche in molti paesi sia dell'Occidente, ma anche dello stesso paese in via di sviluppo, che stanno crescendo, in paesi BRIC come la Cina, che hanno mille contraddizioni al loro interno e mille problematiche al loro interno. La storia dell'umanità è tutta costellata di problematiche che tentano di essere risolte, e credo che non ci sia stato mai un momento in cui la gente fosse soddisfatta. Il proprietario di questo canale mi dice sempre che dovrei citare di meno e imprecare un po' di più, però consentitemi di fare una citazione di Leopardi, l'ultima, che dice nei detti memorabili dell'Ottonieri: perché la gente non è mai soddisfatta? Perché nessuno status è felice, e quindi siamo tutti un po' infelici. Però è vero anche che esiste oggettivamente dei momenti di crisi maggiore dal momento di crisi peggiore. La fine dell'impero romano sicuramente è stato uno di questi. Noi viviamo una situazione di questo genere qui, secondo me, da un punto di vista della crisi della nostra civiltà, ma anche da un punto di vista però delle problematiche interne, non solo di conflitto con altre civiltà e altre economie. E questo secondo me ci paragona un pochettino alle situazioni tipo quella che avvenne prima della rivoluzione francese, per citare due eventi molto grandi, o prima della rivoluzione russa, in cui situazioni soprattutto gravissime a livello economico hanno portato poi alla esasperazione, e quando la stragrande maggioranza della popolazione viveva male, a un certo punto c'è stata quella che si chiama la rivoluzione. Secondo me siamo in questo momento qui, da un punto di vista storico, anche proprio per una certa cadenza, cioè una rivoluzione grossa al secolo noi ci tendiamo a farla in Europa, se vogliamo fare una statistica un pochettino casereccia. Qual è la grossa differenza rispetto alla rivoluzione francese e a quella russa? La mia impressione è che durante la rivoluzione francese, prima della rivoluzione francese, ci fosse una forte ideologia pronta a farsi carico di quelle che erano le istanze e le problematiche, con la promessa di migliorare appunto lo status della società, dello Stato, eccetera. E lo stesso capitava prima della rivoluzione russa. Cioè, prima della rivoluzione francese, gli illuministi, i progressisti, eccetera, avevano una visione che potevano migliorare il mondo. C'erano dei problemi, loro hanno dato una soluzione. Lo stesso dicasi dei comunisti rispetto alla società russa. Adesso forse questa forte ideologia non c'è. Io vedo molte ideologie parziali, come l'antimodernismo, la decrescita felice, tutte queste cose che tentano il partito dei pirati, eccetera. Tutte ideologie che fanno una critica al sistema, ma sono ideologie ancora deboli, non hanno una visione d'insieme complessa, matura, eccetera, per prendere il potere in maniera anche culturale e non fare solo delle critiche. Ecco, questo è, secondo me, un po' il limite. Questo non toglie però le problematiche enormi che ci sono. Che cosa succederà lo vedremo. Come ho detto, secondo me, statisticamente, in maniera un po' empirica, ogni secolo abbiamo una grossa rivoluzione, questo è il momento in cui potrebbe avvenire questa cosa. Perché è sotto gli occhi di tutti, al di là dei giornali, non so con chi parlate, eccetera, ma è un problema veramente che tocca gli interessi di tutti. Forse rispetto agli anni ancora 60, 70, in cui la gente si incazzava, come vedete posso imprecare anch'io, si incazzava di più anche per cose più normali, oggi c'è una tendenza un po' più a lasciar correre, fino a che non si viene attaccati nel privato. Mentre magari negli anni 60 forse è un po' una visione idilliaca, però negli anni 60 c'era più la volontà di fare gruppo e di combattere per battaglie comuni. Adesso vedo un po' più di disinteresse da parte di chi tutto sommato tira ad arrivare alla fine del mese. Solo che la quantità di persone che hanno questo problema è talmente grande che secondo me sarà ineliminabile poi un confronto, una resa dei conti. E chi studia la storia sa che non sono mai momenti molto simpatici.
Perché io mi trovo nella Cambogia degli anni 70? Perché è un ottimo esempio di una tendenza umana che c'è stata nel scorso di tutta la storia, cioè il tentativo di migliorare una situazione difficile. La Cambogia degli anni prima dei Khmer Rossi era un paese postcoloniale con mille problemi. I comunisti Khmer tentarono di cambiare questa cosa e instaurare la società perfetta. Portarono agli estremi limiti l'idea comunista, tanto che obbligarono la popolazione ad abbandonare addirittura le città e vivere in campagna, proprio per fare un completo rinnovamento sociale, un po' come venne anche all'inizio dell'Unione Sovietica, che poi dopo si ammorbidì un po', cioè il tentativo di stravolgere tutte quelle che sono le regole vecchie, così come fu nella Rivoluzione Francese, in cui si cambiarono i nomi dei mesi e vennero cancellate tutta una serie di cose. Questo perché? Perché sicuramente ci sono degli errori nella struttura attuale, eccetera, e allora c'è la speranza che cambiando tutto si possa raggiungere quella che è la felicità, insomma, quello che è il paradiso in terra. Questo anelito umano c'è sempre stato, secondo me, e c'è anche adesso. Forse manca un'ideologia forte che se ne fa carico ancora, però c'è. Il problema è quello che può succedere quando si fanno questi esperimenti. E l'esempio dei Khmer Rossi è un ottimo esempio di come, ma anche il terrore dopo la Rivoluzione Francese, oppure quello che accade negli anni 30 nell'Unione Sovietica, quando ci fu lo stravolgimento sociale nel tentativo di strappare gli stessi contadini dalle loro terre per creare la collettivizzazione, che poi funzionò alla fine, si riuscì a creare la collettivizzazione, ma quante persone morirono? Moltissime, perché basta cercare Holodomor su Wikipedia, su internet, su YouTube, per vedere che cosa comportò questa rivoluzione, diciamo, sociale. Le rivoluzioni sociali non sono mai indolore, oppure secondo me se sono indolore perché non sono veramente rivoluzioni, ma sono semplicemente una constatazione di quello che è, come quando si passò dal comunismo in Polonia al liberalismo diciamo di mercato e anche politico, ma lì semplicemente non fu proprio una rivoluzione, si lasciò andare la società per quelle che erano le sue forze. Le rivoluzioni invece che vanno contro quelle che sono alcune anche istanze sociali, eccetera, contro alcuni poteri, eccetera, finché c'è un potere dall'altra parte ci sono sempre dei conflitti, finché ne rimarrà uno solo, tra virgolette, fino a che qualcun altro ne prenderà il posto. Quindi questa è la riflessione che voglio lanciare oggi. L'inevitabilità della rivoluzione e il rischio della rivoluzione che potete vedere anche da quello che può creare nel luogo in cui mi trovo. Aspetto vostre riflessioni perché sinceramente non so che cosa succederà, secondo me presto chi vivrà vedrà e non sarà per causa del calendario Maya. Grazie per avermi ascoltato, come sempre aspetto critiche e alla prossima, salve a tutti!